È stato identificato il kamikaze che ha ucciso lunedì 32 studenti nella città turca di Suruç. Si tratterebbe di un uomo legato all'ISIL. In queste immagini amatoriali, il momento dell'esplosione, quando gli studenti si preparavano a una conferenza stampa sul programma di aiuti alla città siriana di Kobane. Il primo ministro Ahmet Davutoğlu si è recato in visita ai feriti. Ha annunciato rinforzi nelle misure di sicurezza e respinto le critiche di chi ritiene che il governo abbia finora avuto un atteggiamento neutrale, se non di collaborazione, con l'autoproclamato Stato Islamico, come il leader dell'HDP Selahattin Demirtas. La storia recente dimostra che i responsabili di massacri in cui lo Stato ha giocato un ruolo, che sono stati messi a segno con appoggi interni allo Stato, non sono mai stati presi. La nostra storia recente è piena di innumerevoli simili esempi. È il primo attacco compiuto dall'ISIL in territorio turco e potrebbe segnare un cambiamento nella strategia dei miliziani islamici. Thank you.